Aigen, il mondo è nelle tue mani. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. Maresca e Fiorentino S.p.A., concessionaria Fiat e Fiat Professional per Bologna e provincia dal 1957. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34, www.officinamondialcar.it. Tevi Costruzioni, info 0775 44 22 45 339 13 31 998. Ristorante Pizzeria Grotta Azzurra, nuova gestione, via Corticella 125 Bologna, 051 35 81 81 339 30 00 261. Buonasera, bentrovati, buon Buonasera. Anno a tutti, anno nuovo, vita nuova o vita vecchia, non si sa. Sempre comunque, noi di 442, Enrico Ciasso, Valentina Cristiani, siamo presenti, stiamo aspettando il nostro terzo... Sì, si sta cambiando, si qua sta dietro, cambiando. Sì, non, noi lo vediamo, ma loro è meglio che non lo vedano. Ecco, meglio che non lo vedete, lo facciamo vedere vestito. Puntata di 442 strepitosa, visto quello che succederà stanotte... Da stasera qui potrebbe esserci qualche movimento, quindi bimbi... E ci sono anche già dei messaggi. Ci sono già dei messaggi, chiedono regali, ci arrivano un po' di tutto. Comunque, anzi, faccio già un saluto prima di iniziare a tutti gli amici tifosi rossoblù che subito dopo saranno da Itaca a mangiare la pizza. Aspettiamo. Saremo presenti anche noi, ci sarà Denis, Lenzi e tutte le ragazze che sono là, che ci stanno aspettando. Finiamo la trasmissione e arriviamo. Dunque, diciamo che come si ogni anno ci sono delle situazioni particolari, no? Che guardate un po' in tutti i canali televisivi, radiofonici, un pochino dappertutto si sente parlare di segni zodiacali, l'anno nuovo, insomma ci saranno delle cose un po' particolari. Siamo questa curiosi. Sera... Molto, molto curiosi. Anche sulla tua bilancia, curioso. Sul mio toro, soprattutto. No, sulla mia bilancia siamo curiosi perché ho mangiato troppo. Quello... E ti metti la camicia bianca. Va bene. Maria Cartomanzia è qua con noi. Ciao Maria. Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti. Bentrovata, quanti. Diciamo che grazie. Tu... Sei già della nostra famiglia qua di Sette Gold, fai parte... Sì, devo guardare là, no? Guarda dove vuoi, puoi guardare dove vuoi. Allora, sì, effettivamente abbiamo iniziato lo scorso anno questo programma appunto intitolato Arcani di Luna e di Stelle. È un programma comunque di astrocartomanzia in genere, ok? E cerchiamo appunto di portarlo avanti in un contesto chiaramente con due trasmissioni a settimana sempre qui con voi. Che dopo andremo, dopo ci racconterai, sì, bene. Sì, ti racconterò un attimo e niente, questa sera chiaramente io farò la parte diciamo più che altro così generica. Ci fai compagnia e ci dici qualcosa. Benissimo, invece quella specifica andrà a Floriana la prossima settimana. Va bene, settimana. Che è un'altra diciamo tifosissima del Bologna, fra le altre cose, che ci verrà a trovare lunedì prossimo, direttamente da ETV, che lo vedete sempre quando fa solo calcio, credo, adesso non vorrei dire... No, Marco Salicini, dai, Marco Salicini è qua con noi, ciao Marco. Ciao Enrico, è assolutamente un piacere, buonasera, bentrovati a tutti, è una allora, buona memoria Enrico, vedi. Che... ETV, solo calcio, giusto? Sì, sì, e su poi... ETV47, solo calcio, Radio Bologna 1, dai, poi c'è il mondo dilettantistico, vedo un Mariotti che si c'è agita dall'altra pronto. Parte. Sì, dai, si parla anche di calcio dilettante sul resto del Carlino, Emilia Romagna Sport, appunto. Sì, uomini ovunque, in poche parole, basta aprire un giornale, una TV, una radio e salta fuori o Salicini o Mariotti che dopo andremo a presentare. E quello che succede un po' anche nel, diciamo, nel mondo dello spettacolo italiano, a tutto tondo, questa sera è venuta a trovarci Valeria Sorli. Ciao Valeria, buonasera, ben trovata. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Conduttrice, presentatrice. Attrice, diciamo che hai fatto un po' di tutto, fai un po' di tutto nel mondo dello spettacolo, sul web, giornali, perché sei anche giornalista, quindi scrivi, ti occupi di cinema, attrice, cioè come quanti giorni, quanto dormi? 2 ore al giorno? No, dormo. Dormi, hai tempo per dormire? Ho tempo per dormire, ho tempo per far tutto. Bene, faccio bene. Anche i lavori a maglia, poi ti faccio vedere. Fai anche i lavori a maglia? Poi ti insegno come fare, cioè, un, per passarti un maglione per coprirti, visto che hai mangiato tanto. Ho mangiato troppo, non tanto. Ti nascondi un po'. Ho mangiato troppo, grazie Valeria. E intanto vi faccio vedere dietro le quinte, ecco, vestito. Buonasera. C'è stato un matrimonio.
fatto allenamento. Ah, hai fatto allenamento. Giacca e cravatta. Ma chiaro. Mister Alessandro Barbagiri, adesso lo chiamiamo mister finché dura, il panettone l'ha mangiato, bisogna vedere se mangia la colomba. Già ripreso. Già ripreso, tutto bene. Come stai, ragazzi? Tutto a posto. Male. Non fisicamente stiamo malissimo. Malissimo, nessuno non si è tenuto. Ma figurati. Giù di cibo, panettoni come se piovesse. Vabbè. Sei troppo buono. Va bene, bravo Barbagiri. A proposito di giornalismo internazionale, se indovino il nome, giuro. Che il cognome. Il cognome, il nome lo indovino. Allora, diciamo, giornalista in Moldavia e non solo, adesso è qua in Italia, è venuta a trovarci, sta in compagnia con noi questa sera Silvia Pisarevski. Silvia Pisarevski, è facilissimo, solo che noi bolognesi... Sì, ma quando... dovrei sposare o intercambiare questo nome, no, perché ma non è difficile, è che a Bologna noi fra l'S e le co ci parte tutto quando le diciamo. Solo a te parte. Okay. Prova a dirlo, prova a dirlo. Silvia? Pisarevski. Cioè, vabbè, qual è il problema? Basta, cioè, va bene, sì, ma basta applicarsi, Enrico, porca vacca. Cioè, l'hai detto? Basta applicarsi. Vabbè, non si dicono le parolacce, Barba, dai. No, no, ho detto basta applicarsi. Ma c'è anche Mariotti. C'è anche Mariotti. Allora, una volta a Bologna c'era un torneo di calcio che si chiamava il Don Mariotti, quando eravamo piccoli, e stasera qui con noi, no scherzo, Mirko Mariotti, ciao Mirko. Ciao Radio Rico, International, ormai accendete Radio International, si sente più lui che la musica, fa 18, segue 18 campionati. Anche 20. 20, una ventina di campionati dilettantistici, più si occupa di tutto il calcio europeo, inglese, francese, norvegese, cioè ormai... E poi meno male che Salicini mi dà una mano ogni tanto, anche Barbagiri quando ne voglio. Sì? Quindi ho fatto anche da Valletta. Una volta ho fatto da Valletta. Ti vedo bene come Valletta, ma devo dire che... Però era vestito diverso. Avevo la t-shirt normalissima. Un occhio al calcio mercato dei, diciamo, professionistico l'avete dato tutti e dopo ne parleremo. Ci sono tante cose da dire. E anche questa sera, grazie alle amici di, dopo ve lo dico, di Radio DJ, vabbè, DJ Savio, Marco Bellina e tutto il gruppo di Emergenti, la parte musicale della serata, ecco con noi Martina Logan Torreggiani. Ciao Martina, ben trovata. Buonasera a tutti. Con tanto di chitarra che dopo sentiremo qualcosina. Esatto, tu sei una cantante... cantautrice. Sono sia cantautrice che cantante, mi piacciono molto diversi generi musicali, dall'R&B al soul, al pop. Ecco, se dopo ci fai del soul, dopo viene fuori uno tsunami qua dentro, che possiamo anche ballare. Già ci hanno scritto, sai, Radio Derby Web. Leggi. Caro Enrico, con 3000 R, noi di Radio Derby Web siamo in lutto per un caro amico della radio e di tutti, Pino Daniele. Vero. Grazie. A proposito, è una giornata un po' particolare, diciamo che è un periodo un po' particolare, almeno per quanto mi riguarda. Ormai sono già due mesi che ogni lunedì facciamo dei saluti particolari. La musica quest'anno ha avuto le sue perdite, oggi diciamo... il mitico, perché chi è che non ha mai sentito le canzoni che erano delle poesie più che poesie. Altro sì. No, ma lui poi alternava soul, cioè dance, anche dei pezzi quasi da disco, dei pezzi delle poesie d'amore. Il mitico Pino Daniele ci ha lasciato, salutiamo Pino, che fa parte del patrimonio artistico, culturale, musicale di tutto il mondo. Io penso l'ho visto poco fa a Capodanno, infatti, proprio poi è napoletano, ma diciamo che è uno di quelli cittadini del mondo, si può dire, un Pino Daniele da una vita che lo sentono tutti quanti. Comunque, posso, questa è la vita. Vorrei fare un saluto oggi a, mentre ero all'Alessia Lunga a fare la spesa, no? Bah. A un certo punto ero lì, avevo uno buono sconto, ma non avevo la testa dell'Alessia Lunga. A questo punto c'era una signora dietro, fa: ma io ti guardo in televisione, 442, mi ha prestato la sua tessera e ho usato lo sconto. Signora, la prossima volta che viene, se mi presta il bancomat, a me va benissimo. No. Dico. Così facciamo prima. Voglio ringraziarla per quello, insomma. Signora, le mandiamo un bacio. Che a comunque, noi mai che capitano queste cose. A me proprio, vabbè, comunque. Vabbè. Dicevamo, voglio partire così da Salicini per poi fare tutto il giro dei ragazzi e delle ragazze. C'è del movimento a Bologna. Sì, un bel po' di movimento. Rompi ghiaccio io? Sì, beh, meno male che c'è del movimento, perché gli ultimi anni ne abbiamo visto molto poco, nel senso di mercato, pur movimento poco piacevole. E Bologna si sta muovendo, sui giornali state leggendo chiaramente tutti che la nuova società sta portando molto appeal anche a questo mercato. È inutile star qui, secondo me, a dilinguarci troppo. Giovinco è il nome altisonante. Alti poco, sonante, perché alti. Sì, no, hai ragione. Giocatore che piace tanto, i contatti sono reali, ci sono stati. L'agente d'amico ha fatto due uscite mediatiche differenti. In primo momento aveva dichiarato, insomma, sì, Giovinco vuole giocare,
lui piacciono i tortellini, poi in un secondo momento invece sei un po' ritratto indietro. Sensazione personale che Giovinco potrebbe arrivare a Bologna, secondo me, a giugno, giusto poi sbilanciarsi per essere smentiti, eccetera. Però attenzione, perché questa è una società molto ambiziosa, le cifre sono importanti, la società però ha le basi per riuscire, secondo me, a concludere questa... questa operazione importante. Si è parlato anche di Coman, che è un giocatore che ha una pil minore, però insomma per questa Serie B, perché il livello, poi qua insomma, mi rivolgo chiaramente a voi, voi tutti, è molto basso. Basket non ci riproponete, un Bianchi come si diceva sì, ieri l'altro. Bravo, perché... esatto. Ma la notizia di oggi sono i 10 milioni esatto. di budget stanziati dalla proprietà per questo mercato. Sono tanti, in Serie B con 10 milioni. Sono esageratamente tanti. Con gli esuberi. Ah, esatto. Sono mandi via... Già quello sarebbe un buon passo, perché già qualcuno, ho visto che ha fatto le valigie, sono partiti Friberg. Friberg è partito. Solo lui, Friberg, no? Ma anche Riverola mi sembra. No, Riverola c'è un interessamento ancora. C'è Latina, però c'è anche qualche... Latina ha cambiato mister, c'è andato... Sì. C'è andato Marco Giuliano. Ex del Bologna. E la primavera poi... c'è andato Paolo Negro. Consacrato. Sì, perché Giuliano era la primavera, ex Bologna. Ma gli astri dicono che... Sai che per questa situazione dovrai aspettare la prossima settimana. No, lo so. No, volevo solo dirti. La mia collega proprio per il Bologna vi darà, diciamo... Ma, per un attimo prima di tornare a parlare di mercato, ma l'astrologia con la cartomanzia, cosa ci... C'entra. Allora, diciamo che il contesto astrologico è il primo comunque che è nato a contatto, diciamo, proprio con l'uomo, quindi ovviamente sono stati i primi riferimenti, i segni nel senso visibili, le stelle, la luna e il sole. Poi si sono caricati, diciamo, nel tempo alcune circostanze, quali praticamente varie simbologie che l'uomo ha cominciato a incorporare nel suo vissuto e nella sua vita quotidiana, trasformandoli appunto in segni e simboli. Quindi diciamo hanno come si potrebbe dire, è stato disegnato, ok, sulle carte, ok, sì, quelli che sono praticamente varie dinamiche di vita. Ecco dov'è che c'è stato il ponte. C'è quindi stato questo ponte di collegamento. Questo ponte sì, è un collegamento che comunque è stato fatto, ed effettivamente cosa si fa? Generalmente con l'astrologia, tramite il tema natale di nascita, si vedono un attimino le varie dinamiche in generale, generiche della persona. Poi, man mano, con la rivoluzione solare si entra praticamente in un contesto annuale, e poi con la dinamica della cartomanzia praticamente abbiamo una situazione ancora più chiara, perché si entra proprio a guardare dentro le 12 case, che quindi sono i 12 settori della vita. Diciamo che sono i 12 settori della vita, che sono quelli che servono magari tanti anche per andare avanti. Sì. Voglio aprire una parentesi, all'ultimo dell'anno in una città qua vicino a Bologna, di là dal confine, a Ferrara, c'è stato un grandissimo spettacolo, un evento 40-50 che ci vuole avere il passaporto. E la nostra amica Marcella, che ha dato spettacolo, ho saputo che appena iniziato a cantare c'era gente che balava sui pali con le biciclette, insomma hanno ballato veramente tutti, è stato uno spettacolo incredibile, ci fa molto piacere perché Marcella è passata a trovarci lunedì scorso e si vede che la carica di 442 magari... Chissà dov'è in questo momento. Esatto. Chissà dov'è, per me è in qualche parte del mondo. Intanto, ecco, c'è il video che va in sovraimpressione, devo dire che molti cittadini di Bologna con i passaporti sono riusciti ad arrivare a Ferrara, so gente che mi ha visto, mi ha detto: oh, sai che siamo andati a Ferrara, abbiamo visto quella bellissima ragazza che era da te a cantare. Sì, CD, autografi, addirittura ci sono degli amici che... Yeah. Ah, vedo bene, va bene, torniamo a parlare un po' di mercato. Valeria, hai qualche... cioè, il calcio te non lo segui, lo sport, perché tu fai tante cose. Io tranne il calcio, sono, diciamo. Sono poco sportiva. Non sono sportiva, ma sono poco esperta. Però comunque tifo un po' Milan. Va bene, basta che non mi dici la squadra. Milan lo accettiamo. Anche un po' Bologna. Adesso anche perché un po'. Perché ho preso un po' di colore. Brava. Insomma, come hai passato le vacanze? Molto film, bene. Musica, cioè se ti no, sei riposata? Allora, queste vacanze mi sono riposata. Anche perché poi, insomma, ho appena finito una cosa, adesso ne riprenderò un'altra. E qui si deve lavorare, insomma. Poi sì, è bello, no? Fare spettacolo. È bellissimo. Poi vedo che tu sei un uomo di spettacolo. Io sono un uomo, sei punto. Sei un vortice, cioè coinvolgi tutti con la tua... Io sono, come si dice a Bologna, non lo dico perché non si possono dire le parolacce in televisione. Me lo dico, ad esempio, quando entro al bar dove ci sono i famosi umarelli... Mi suggeriscono un'altra parola.
Mi suggeriscono oh, qua tanti ma... propri. Maragli. Beh, no, un cretone. Vabbè, vabbè, hanno detto così. Vabbè, diciamo che è una città un po' particolare. Io questi giorni l'ho passati al bar con gli Umarell. Non so se ci sono. Da... Gli Umarell sono quelli che, tipo Barbacini, che vanno alle Celunghe. Poi stanno così. No, e, quelli che e osservano. Stradali, sono i cantieri. Guardano i cantieri quando vanno alle Celunghe, mentre la moglie mette sulla roba, sta lì così. Così chiede le tessere agli altri. Così. Quelli sono i famosi Umarell. No, si è offerta. Un po' vestiti strano, si riguarda. Un posto di ciasso, la signora si è offerta, ma i punti li ha presi lei poi comunque. Sì, ma punti tanto, di sottura, però io 8 euro di sconto. Sono i punti di sottura. No, questo dato, è stato qualcos'altro. Ha risparmiato la fila e tutto. Torniamo qui. Anch'io ho visto la Marcella per Capodanno, Fausto. Che saluto, Zac. Fusto. Fusto? Fusto, ma è Fausto comunque, anche ci ha scritto tutti in privato. Fusto, il fustone, va bene. Silvia. Poi dopo becco a ruota, li becco riguardo tutti. Riguarda i saluti, vorrei raccontare una cosa. Anche te, la volta scorsa venivo dalla trasmissione della Nuova Rete. Stavo in treno parlando al telefono di Juve, perché è stata una partita. Anche se non parlavi di Juve. Quei colori. Aspetta che non ho finito. Parlavo di Juve. Stava da me, davanti una persona che tra l'altro un saluto. Io finisco, gli dice, essere tifoso Juve vuol dire stare male. Io sono rimasta un po' spaventata, cioè lui... Stai male dalla nascita, nasce, cioè dopo cresci tutto strano... Cioè io adesso avrei paura di raccontare quello che mi piace. Ti viene un po'. Viene un po'. Domani tu cioè, hai qualcosa, c'è beh, qualcosa. Insomma io lo saluto, auguro buon anno e forza Juve. Che forza Juve! Ma che c'è un errore, Juve. C'è il sottotitolo. C'è un errore, c'è qualcosa che non va nella sintonizzazione dei canali. Forza che? Forza cosa? No, non si può dire. Ma tu per caso abiti al quarto piano? Ah, ecco. Non mi ricordo, il terzo. La bionda del quarto piano è una bomba, globo. La bionda del quarto piano è una bomba, globo. È arrivata adesso. Stai? Io il terzo. Terzo, quarto. Abbiamo finito terzo. Le bionde. Qua settimo. C'è un'altra bionda. Abbiamo finito le bionde qua. Ma vabbè. Niente. Magari avete sì. Sbagliato piano. Martina, allora... Che noi sai, adesso dobbiamo tenere lì caldi gli argomenti che abbiamo di mercato, i nostri amici a casa stanno aspettando qualche bomba di Mariotti che abbiamo, tu invece allora, diciamo, tanto abiti lontanissimo da qua, ci hai esatto, messo 3 ore tantissimo. Per arrivare, una cosa incredibile, però sei arrivata, esatto. E tu scrivi canzoni. Sì, scrivo canzoni, ma mi piace anche riarrangiare pezzi di altri. Si chiama quindi, cover o no? Sì, si crea delle cover, okay. Nel momento in cui riarrangio un pezzo, mi piace molto riarrangiarle in acustico, anche un duo con un'altra collega che si chiama Cristina Manfredini, con cui facciamo questo in giro per ecco, locali. Questo video intanto su YouTube. Esatto. Ah, l'ho visto questo pezzo, non male, sembriamo io e Barbacini la domenica pomeriggio, quando facciamo, anch'io faccio delle tu cover. Sei, io suono la chitarra e tu dai ritmo. Guarda, io ho fatto 3 cover, 2 mi sono venuti sotto ad aspettare, sono dovuto uscire dai garage dietro. E quell'altra ho rischiato una denuncia perché mi sono messo le scarpe sotto, qui in ginocchio ho fatto la cover di Cocciante. Vigili del fuoco, tutti. Cioè. Ho fatto Cocciante, mi sono messo in ginocchio con delle le scarpe. No, questo è, come si chiama questo video? Bello. È la nostra cover in acustico di Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue. Ma se uno va su YouTube cosa deve scrivere? Basta scrivere Crema con la K, Acoustic Duo, e il titolo del brano, Can't Get You Out of My Head. E poi fai anche, scrivi anche cose sì, tue. Sì, scrivo anche pezzi miei, sì, esatto. Ci sono anche su YouTube, sono ad immagine fissa con una foto, però ci sono. E con gli amici di Radio Web ogni tanto fate qualche collaborazione? Esatto, mi hanno già chiamato a fare qualche ospitata in vari programmi che hanno fatto, degli eventi, sono andata a suonare in acustico. Diciamo che la musica fa parte di te, tutto sì, anche tondo. Perché insegno, cioè il mio lavoro è insegnare canto moderno, quindi sì, ah, lavoro sì? Proprio con quello. Allora bisogna che dopo facciamo 2 chiacchiere. Può venire Ciaccio? Sì, devo venire perché dovrò fare un pezzo tra un anno. Ah, va bene, tanto abito devo portare la voce qua, come parlavamo anche con Maria, me la devo portare su. E poi dopo, da lì in poi, devo buttare fuori tutti i cavalli che sono dentro di me. Mirko Mariotti, dicevamo, il calciomercato è in grande fermento. Abbiamo fatto capire a tutta Italia che siamo tornati, perché effettivamente... tutta la farsa, la querelle che c'è stata sulla società Salicini, saputo c'è, saputo non c'è. Salicini magari. Sapevamo che tutto succedeva, c'è stato qualcuno che ha remato un po' contro nei varie pagine Facebook, sui giornali, radio, TV, così non si capisce chi è, però diciamo qualcuno ha remato un po' contro, ma alla fine, come tutte le dolci novelle, sembra finita bene e anche con questa dichiarazione dei 10 milioni di euro... Penso che... Comunque ricordate una cosa, che noi veniamo da 3-4 sessioni di mercato
dove c'era della grossa magra. C'eravamo cioè, io e Barbacini, per forza. Quindi, anzi, c'è della gente addirittura che ha il coraggio anche di protestare sul fatto che ci sono solo 10 milioni. Cioè, ricordiamoci che ragazzi, ma in Serie B non li abbiamo mai visti 10 milioni. 10 milioni in Serie B ti fai una squadra. Uno, ricordiamoci, il Carpi con 5 è primo, quindi 10, insomma, credo che ti fai... Se c'hai l'oculatezza giusta ci fai due Carpi. Adesso, parte gli scherzi, abbiamo comunque adesso Corvino che sta già lavorando abbastanza lacrimente per cercare, insomma, l'aggancio giusto. Come diceva bene prima Marco, c'è questo discorso di Giovinco che però... anche secondo me arriverà giugno, a meno che non ci sia un accordo, insomma, particolare, magari un prestito con un diritto di prelazione a fine stagione, anche perché ricordiamo che Giovinco va in scadenza di contratto. Poi c'è il dilemma portiere, possono arrivare tutti e nessuno, perché comunque Coppola tutto sommato è quello che sta andando, diciamo, ultimamente il discorso porta, è andato abbastanza bene. Ma come lo vedi un Corvino? Cioè, come li vedi i giocatori delle squadre avversarie quando scendono negli spogliatoi dall'ara per andare in campo e sotto mentre camminano c'è Corvino di fianco che gli dice: uè, come la vedi sta mossa? Importante. Potrebbe essere perché uno... Perché non lo confondano con Pannariello? Perché no, però almeno. Voglio dire, potrebbe essere... Intanto c'è qualcuno che mi chiama in diretta, scusate un attimo, non posso rispondere perché sarei un attimo in una diretta televisiva. E, Valeria, non so se a te ti capitano queste cose, ma... Ogni tanto, però spengo il telefono. Io no. Anzi, almeno lo metto in silenzioso, no, poi magari lo metto no, in tasca. È silenzioso, vibra, però il bello della diretta è anche sapere che uno ti sta, non ti sta guardando e non ha ancora capito comunque, che a quest'ora... Enrico, comunque Enrico, cioè, i nomi che sono usciti adesso sono nomi importanti. Io ho la sensazione che arriveranno giocatori che non sono ancora usciti, cioè che sì, di nomi non sono ancora, esatto, usciti. Perché Corvino è anche un nome importante, che per Corvino è fatto così, cioè nasconde fino all'ultimo i veri obiettivi di mercato. Si diceva, per dire, un difensore interessato, che era interessato al Bologna era Spolli del Catania, no? Perché c'è eventualmente lo scambio con Pazienza. Sì, potrebbe essere anche un, diciamo, un onesto centrale difensivo, l'anno scorso titolarissimo in Serie A. Adesso non è stato, Catania ha fatto, vabbè, un campionato che ha fatto l'anno scorso. Interessante il discorso di Giovinco Coman, cioè nel senso che dipende se Coman arrivi qua in prestito o con il diritto di riscatto o meno, è lì la differenza, perché il Bologna, da quanto si è capito, non vuole più giocatori da valorizzare da altre squadre. Questo è, ma questo, diciamo, è la scuola Corvino. È chiaro, ma è chiaro. Una cosa che non esistono più le comproprietà, quindi... Sì, esatto, non esistono più le comproprietà. Ma oltre a quello, Corvino, non so se avete presente... Infatti c'è una squadra che ha 150 giocatori in comproprietà, non so come tirerà avanti, sinceramente. No, a parte quello, ma Corvino ha creato un impero alla Fiorentina. La Fiorentina c'ha ancora tutta la primavera e un'altra squadra, tutti i giocatori di Corvino. E c'ha una signora squadra, c'ha un sacco di giocatori validi. Diciamo che i giocatori più famosi portati a Corvino alla Fiorentina sono stati, come si chiama? Jovetic, Ljajic, Kuzmanovic, tutti quelli che c'è in primavera, ma ce n'è altre o quattro in primavera. In primavera lo stesso Bernardeschi fu scoperto a Corvino. Ma anche quell'attaccante di colore che c'hanno... Babacar, anche quello lì. Quell'altro, che ce n'è... Diciamo che lui ha una lista di giocatori ai livelli... Non dico di Moggi a livello di giocatori, ma siamo a quel livello lì, perché Corvino e Moggi in passato erano loro due che dettavano le leggi di mercato. Tra l'altro Corvino inizio carriera a Casarano, ha fatto esordire Miccoli a 15 anni in C1. Poi sappiamo che carriera ha fatto e che carriera sta facendo. E poi è ancora Casarano. Ah no, Bugino. Lui è Bugino. Bugino, ma lui è ancora Casarano. Bugino, Vucinic. È ancora Casarano. Quest'anno era Casarano con cioè suo figlio che tiene dietro tutto il discorso del Casarano e le squadre lì vicino, il Francavilla, dove gioca il figlio del mitico Villa, il bomber, Alberto, e lui è ancora da lì e quest'anno, cioè non è stato fermo in questi due anni, è stato fuori dai discorsi alti. Ma per motivi personali. Per motivi personali, adesso vuole rientrare alla grande a trovarci, diciamo, vuol fare vedere che lui è ancora di un livello altro. Maria. Sono qua. Domani. O stanotte, da mezzanotte in poi, arriva la Befana. Festa, no? La festa di Ciaccio. La festa mia, il Befanone. Domani arriva la Befana. Tu puoi dire qualcosa su questo mondo?
mondo un po', diciamo così, misterioso. Un mondo misterioso perché, a parte che anche qui ci sono due circostanze che bisogna chiarire. Cosa significa Epifania e cosa significa Befana? L'Epifania praticamente è una festa religiosa legata praticamente al mondo spirituale e significa praticamente rivelazione, quindi in questo caso rivelazione legata alla nascita di Cristo. Mentre la Befana è invece, diciamo, un qualcosa di più sul materiale, quindi è legata alle tradizioni precristiane e soprattutto alle vecchie condizioni contadine, perché praticamente ha seguito un po' il ciclo della natura. La Befana rappresenta una vecchia, quindi è quello che è inverno, quello che praticamente rappresenta così ormai la fine, ed era legata appunto alla realtà contadina perché sembra che effettivamente erano talmente, diciamo, poco così felici a livello economico e materiale, soprattutto negli anni, cioè ai primi, non la sapevo, diciamo, tutta questa storia della Befana. No, è vero, la Befana deriva da quello, ma soprattutto dal fatto che poi le persone più povere andavano di casa in casa in questo periodo a cercare, ovviamente perché in inverno non c'era più raccolto, non c'era più nulla, per vedere se qualcuno dava qualcosa, e quindi da qui la Befana nasce come un seme di speranza per, diciamo, riuscire a incrementare qualcosa per l'anno a venire. Silvia, ma nel tuo paese c'è la Befana, la festa della Befana? Esistono le stesse? Stavo pensando, le streghe sì, Befana no. Diciamo che la Befana non c'è, rappresenta... una serata come questa non c'è. No, però spero di non prendere i carboni domani. Anche il Natale e il Capodanno sono in altre date rispetto alle nostre o le stesse? Natale il 7 gennaio, sì. Infatti mi ricordavo che variava. Perché 25 adesso... Ma perché è un'altra religione, un'altra religione la tua, no? Siamo ortodossi, sì. Ortodossi. Diciamo che sono state comunque combinate molte feste per cristiani, quindi pagane, con l'evento, diciamo, appunto di Cristo, che in questo caso, diciamo, hanno unito queste due, diciamo, circostanze perché tutti potessero essere d'accordo poi, diciamo, sulla vita, ma soprattutto su quello che è poi il percorso degli eventi dell'anno, le varie stagioni, quindi la crescita, la nascita dell'uomo e il ciclo che si conclude con la natura. E come simbolo Befana è comunque una cosa bella e sì, simpatica, cioè, si fanno tante cose per i bimbi, ci sono tante fantasie per gli uomini, è tanta vero. Roba. Gli uomini in carbone. No, non a tutti. A parte che, apro una parentesi, il carbone è buonissimo, dolce, ne ho mangiato di finta. Anche quelli colorati, rossi, tutti. No, sai che c'è una notizia interessante, non so se è stata data già, che l'ex del Bologna, Maignan, sì, va a giocare a calcio a 5. Era ora. Quindi lascia il calcio a 11, va a giocare a calcio a 5. Segnava 30 gol in Qatar. In Qatar ha giocato l'ultimo campionato. Faceva anche dei gol, però sì, Enrico in Qatar forse... È stato abbastanza ridicolo. Tu domineresti, secondo me. Se maleno un po', vado là io, mi sciolgo il bulbo là davanti. Già impazziscono se ti vedono col bulbo. Faccio sei che tu già bollo facile anche qua. Ti scambiano per Samaras? Ah, un po' di Samaras. No, sai cosa? No, di Buzz. Anche. Sì. Ci potrebbe stare. Comunque... Martina, prima di andare, che adesso abbiamo la prima pausa della serata, e un bel 40-50 secondi in attesa che la Befana si prepari, ci addolcisci un po' con qualche nota musicale. Che... Volentieri. Since everybody's got a price, I wonder how to sleep at night. When the sea is going first and the two come second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. You got a shade on your eyes and you feel so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left, yeah. Everybody look to the right. Can you feel the crowd? We're just feeling love tonight. It's all about the money, money, money. Cha-ching, cha-ching, and I'm butter, yeah. Ba-blim, ba-blim, wanna need a world dance. Forget about a price. Bravissima Martina, complimenti. A frappè. A frappè, andiamo a sentire un po' di notizie economiche e torniamo subito dopo. A frappè. Quante cose ci sono nelle tue mani? Ogni giorno, nelle tue mani, c'è tutta la tua vita. La purezza delle tue mani, sempre e ovunque, è un tuo diritto, ma soprattutto un tuo dovere. Perché nelle tue mani c'è l'alba di una nuova evoluzione.
Nelle tue mani, prima e dopo ogni tuo gesto. iGen. iGen. Il mondo è nelle tue mani. Maresca e Fiorentino S.p.A., concessionaria Fiat e Fiat Professional per Bologna e provincia dal 1957. Per voi l'intera gamma Fiat e dall'outlet ufficiale del gruppo Fiat la migliore selezione dell'usato aziendale Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. A Bologna solo da Maresca e Fiorentino. Assistenza qualificata con vendita, montaggio e deposito gomme ed un magazzino ricambi originali Fiat. Novità 2014. Siamo concessionari di bici elettriche di marchi Ecletta, Vinora, Hybik e Sinus. Maresca e Fiorentino, via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 641 9811. La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, collaudi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34, www.officinamondialcar.it. Siamo nati 30 anni fa, operando nel settore dei lavori stradali. Oggi, la Tevi Costruzioni è un'azienda forte di esperienza, con moderni ed efficienti mezzi di cantiere per affrontare qualsiasi tipo di lavoro nel settore delle costruzioni. Operiamo nel campo del movimento terra, costruzioni idrauliche, reti fognarie, urbanizzazioni, opere in cemento armato. Siamo specializzati in impiantistica sportiva. Realizziamo campi sportivi in manto erboso sintetico. Tevi Costruzioni, info 0775 44 22 45 339 13 31 998. Allora, ci vieni a cena con me? Vediamo, sai, gli impegni e poi sono di gusti difficili. Non mangio tutto. Dai, non fare la preziosa. Ti porto alla pizzeria, ristorante Grotta Azzurra. Così non hai più scuse. Cucinano proprio tutto. Dai piatti locali al pesce ed anche la pizza. Pizzeria Grotta Azzurra. Ma è una nuova gestione. Scommetto che sei curiosa. Allora? Beh, non ho più scuse. Ristorante Pizzeria Grotta Azzurra. Nuova gestione. Via Corticella 125 Bologna. 051 35 81 81. 339 30 00 261. Un'oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna è il Centro Sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati, con erba sintetica di ultima generazione, 4 campi per paddle, tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi, sportivi e non. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. La forza di una grande squadra, la garanzia di una grande esperienza. Questo è Ibatici, la nostra azienda, che si contraddistingue per professionalità e competenza. Da oltre 25 anni ci occupiamo di ristrutturazione di coperture e siamo cresciuti con una forte specializzazione nella bonifica dal cemento amianto. Per garantire al cliente un risultato ottimale, valutiamo ogni problematica e ogni opportunità. Questo fa parte del nostro modo di lavorare. Eccoci di nuovo qua. Allora raccontiamo l'episodio di Ciaccio alle grotte. C'è bisogno di raccontare? No, no, racconta, stavi raccontando la tua serata alle grotte. No, stavo dicendo che alle 10 di sera, visto che di sabato sera anche star sempre in casa come gli anziani, visto che io sono un ragazzino, erano già le 10, ho detto alle mie figlie, scusate una cosa, guardate che c'è da vedere. E ho preso su quelli che erano in casa con me, c'era un film, mi ha preso su, siamo andati a quelli che si chiama Vivi. C'era anche la, c'era la Torboli, Isabella, che salutiamo. Ti ha avvelenato? No, non ti ha avvelenato. No, dopo 30 anni mi sono presentato in Diego, sembravo Tony Manero, resuscitato. Non mi ha ascoltato. Resuscitato dagli anni 60 e via. Che schifo. Allora, dicevamo Barbacini sono che, belle scene. A ricordarsi bene, Corvino, così torniamo un attimo nel discorso calcistico, Cevanton, Vucinic, Bogino, cioè tutto quel gruppo di giocatori. Ma io non vorrei dire, anche Osvaldo lo portò a Lecce, lui?
non lo so, ma lui tutti i giocatori migliori d'Italia sono passati. Può molto darsi. Anche perché poi l'ha portato anche a Firenze, mi sa. Sì. Secondo me è quella parlata di Firenze, quindi delle due cose. Saluto Adriana che dice di fare tanti saluti a Valentina. Grazie. Salutiamo i nostri amici da casa. Sì, diciamo che lui comunque molti di quelli buoni buoni sa dove andarli anche a prendere perché ha molti legami con l'ex Jugoslavia, la Serbia. Guarda, io per quello che mi hanno detto, voci traverso così, Corvino starebbe anche pensando a una piccola stella slava. Non è che sta pensando. Però ve lo dico lo io. Vabbè. Allora, la piccola silenzio, stella slava. Parlo io, ve lo dico io. Allora, lo dico io il nome, lo so io. 31 gennaio, tutti i tifosi del Bologna, Milano, preparatevi con le bocce. Basta. Allora, la piccola stella slava che ha giocato la Champions, punto. Non fa, di il nome se hai coraggio. No, il nome che anche che la Gaia. Detto a me, ciao Gaia. Il nome che hanno detto a me è l'attaccante del Maribor del 95, si chiama Zaovic. Sì, Zaovic è buono un bel po'. E potrebbe anche me hanno detto questo nome però qua. Non solo dopo... Zaovic, ricordatevi che noi dobbiamo andare in Serie A non al 90%, al 100%. Quindi... verrà allestita una squadra in questo mesetto e verranno quelli che hanno giocato fino adesso, che non sono andati male per niente, verranno responsabilizzati anche molto di più ulteriormente, perché comunque va capita sta cosa. Cioè noi non siamo qua a pettinare o a colorare o a smacchiare, qui bisogna andare in Serie A, se no c'è un intero movimento, un'intera città, un intero mondo economico che se girava in una certa maniera dopo può darsi che giri in un'altra. Stavo pensando... Quindi mettetevelo bene nelle ordine delle idee che sto pensando che se nella scorsa sessione invernale di mercato non si fosse venduto il capitano, magari il Bologna poteva essere in Serie A già da quest'anno. No, ma c'erano dei problemi già, di soldi. Però già, problemi di soldi, già, avere, già essere in Serie A già da quest'anno, in questo campionato qui, il Bologna aveva già uno scalino in più. Valeria, visto che il Bologna aveva già uno scalino in più, no? Il tuo prossimo scalino, quello prossimissimo. Sto iniziando un programma televisivo nuovo dove sarò conduttrice, anzi co-conduttrice con un altro conduttore. Davvero? Davvero, ti inviterò perché mi farà molto piacere. Davvero, ma sei sicura di quello che ma fai? Ma sono sicurissima. Guarda che se lo chiami dopo si chiude la trasmissione. C'è l'ambulanza guarda che farà un figurone, soprattutto insomma darai ancora più brio alla nostra trasmissione perché anche noi siamo altri due passi. Soprattutto avremo un sacco adesso, di gente che mi ti seguirà. Mi contengo perché insomma sono no, ma ospite, puoi anche lasciarti quindi... andare. Secondo siamo anche un ballo io e te. No, ma anche noi ci conteniamo. No, grazie. Anche noi qua ci conteniamo. Questa è la capella legata poi col microfono. E poi insomma ci sarà un altro film che dovrò girare ad aprile, quindi insomma. Però non lo dico che film. Vabbè, però non te la passi adesso, male, no, male, ti diverti. Se no non vanno a vedere quello che esce adesso, capisci? Tutto un film qua. È tutto un film, ma la vita è tutto un film. Bravo, infatti io lo dico sempre che con loro, io secondo me sono in un film con da... Chi? Con chi lo sta dicendo? No, con noi non lo dico. Io sono in un film dall'84-85 più non o meno. Non ero neanche nata, vabbè. C'è una protesta, Enrico, qua? Perché si gioca lunedì 19 gennaio? Eri nata nell'84. Vabbè. Non esageri. Beh, sì. Ma di quel po'. La furba. Sì, però lui non c'era arrivato. Ah, devi fare finta. Beh, io credo sempre quello che mi dicono. Perché si gioca lunedì 19 gennaio 2015, che noi siamo qua tra l'altro alle 20:30, Marco Marchesini ha ragione. Marco Marchesini, prima cosa, primo hai ragione. Magari anticipiamo. Anche perché c'è un bel... Seconda cosa, fino alle 8 ci puoi guardare. No, anche perché è un bel freddo. Cioè per dire. Guarderai la replica di martedì, che ti diciamo tanti, diciamo quanto è finita la partita. Bella squerte. No, infatti alle 20:30 mi sta un po', perché io da qui devo prendere su in velocità e non ce la farò mai arrivare allo stadio. No, vabbè, me la guarderemo. Alle 8:30, non diciamo la guarderemo qua in televisione. E hai ragione, la protesta che andrebbe fatta, non si può giocare a Bologna. Vabbè che oggi c'era una giornata che c'era un caldo strepitoso. Beh, io sono stato in giro. C'era 2 gradi. Ieri, sì, ma guarda, oggi a mezzogiorno, io mi sono tolto anche il piumino, sono andato a fare una passeggiata a piedi, si stava veramente bene. Sole. Sembrano più lunghe le giornate. Sembrano già quasi più lunghe, forse. Ma no, io non so con che criterio decidano questi posticipi e anticipi. È anche curioso Sky di vedere il Bologna rinforzato. Si considera ma sì, ho capito, però è lunedì sera, che secondo sera. Me quello è l'unico motivo. Perché no, fate caso una cosa, Sky, Mediaset stanno dando molta importanza al Bologna da quando è arrivato anche saputo. Anche a febbraio sarà un venerdì sera, infatti. Esatto, quindi siamo l'unica squadra che considerano di Serie B praticamente. Mm.
soprattutto dopo quello che è successo. Infatti, quindi voglio dire, la cosa è l'unico motivo è quello di Sky, l'unico, perché per il resto in una stagione normale di lunedì sera alle 8:30 a Bologna c'è il ghiaccio per terra, ci sono meno 4 salicini, questi calendari particolari che al nord si gioca alle 8 di sera, alle 9 e al sud alle 3 del pomeriggio, che dovrebbe essere il contrario. Però te cosa ne pensi? Sarà sicuramente per quel motivo lì, dai. No, beh, dai, ma sì, quello che tu Mirko è vero, c'è un'attenzione mediatica differente. Non noto, metto un po' di malizia, un'attenzione differente dal punto di vista arbitrale, che solitamente invece cambia, no? Io vedo un Catania che ha grandissimi favori, a me non piace avere i favori arbitrali, lo metto anche lì come battuta, però sai com'è, non quando è la di battuta, solito... hai ragione. Il Bologna per dire ha avuto un rigore solo in tutto il giorno d'andata, cioè mi sembra... Sì. No, poi abbiamo visto delle robe, comunque siamo lì, però. Diciamo che siamo lì, il Catania laggiù sì, forse però, fanno di tutto per dargli... Catania 12 ne ha avuti, non so. Catania ha dei grandissimi problemi, adesso è cambiato un'altra volta l'allenatore, è arrivato Marcolin, attore giovane che abbandonerà la poltrona di Sky. Infatti mi hanno chiamato a me. Infatti dicevo, te lo volevo dire, ci assomiglia. Sì, è vero, è qualcosina. No, beh, vedremo, però loro, guarda, ti dico Enrico, l'anno scorso per motivi lavorativi, a mio fede risaputo, ho seguito il giorno di ritorno del Modena. Da gennaio, il Modena era quintultimo, no? Nel girone, all'inizio del girone di ritorno, e a tre giornate alla fine poteva arrivare secondo. Questo ti fa capire la Serie B col playoff a 8, davvero che campionato. Infatti, è, può per succedere. Me il Catania arriva, te lo dico. Anche secondo me, adesso faranno, loro faranno un mercato intelligente da parte del Catania. Tanto è arrivato anche un nuovo direttore sportivo che è Dell'Icarri. Esatto, è arrivato Dell'Icarri, eliminerà un po' di malumori nello spogliatoio, poi alla fine molto spesso... è lì la fonte della classifica, del cattivo andamento, e poi insomma le qualità le ha, quindi se riesce a sistemare qualcosina, a prendere giocatori motivati. Comunque il Catania è bello indietro, perché adesso questo momento ha 21 punti, se ci guardi ha 22 punti in meno del Carpi. Sì, però se vince 20, 10 partite consecutive... Però 22 sono tanti, No, ma cioè, lascia stare, non guardare il Carpi, non cioè, devi guardare il Carpi. Basta arrivare ottavi. Basta arrivare nei playoff, poi fa come ha fatto nei playoff, Cesena l'anno scorso. Playoff, dai. Cesena cosa ha fatto l'anno scorso? Scusa, va su. Non lo dico. No, vabbè, non lo dire. Chi va no, su. Non lo voglio dire. Non lo dire. No, non voglio dire. Silvia, tu, visto che tieni per il Bologna. C'è un messaggio che leggerei solo a metà, infatti, per la Silvia. No, io non vorrei trovare la macchina. Silvia, sei favolosa come la Juventus. Bacio da Ferrara. Bacio, allora, io so chi è sto bacio da Ferrara. Bazzo, dammi la telecamera, no, dopo ti becco. Bazzo da Ferrara, bazzo vuol dire bazzo? No, da... bazzo, no. Per me potrebbe essere Basilieri, bazzo Basilieri, che lo busso dopo, così facciamo prima, anche lui prima è tutta la Juve. Allora, tutta la adesso Juve. Quando si finisce la trasmissione sono due possibilità, oppure mi graffiano la macchina no, contro non Juve, lo mai, oppure con delle sticker baci no, da Ferrara. Dai, no, tranquilla. Ma non ti piacerebbe fare il giornalismo sportivo, no? Perché poi comunque tu in Moldavia non facevi il giornalismo sportivo. No, faceva giornalismo politico. Non è molto interessante in Italia. Infatti ho fatto una pausa, sto pensando che è bello anche quello, c'è il suo specifico comunque, però in quel mondo andare c'è la sua particolarità. È un mondo un po' particolare, politico... pieno di trappole. Tu adesso hai la laurea in giornalismo, esatto. Quindi stai prendendo un'altra poi. Sto prendendo la seconda laurea, sono noioso, non ce la fare a casa. Laurea in... Sto prendendo... laurea in educazione sociale, sto facendo tirocinio. Ecco, se vuoi avere degli esempi per educazione sociale, noi ci abbiamo qui uno che... Caso sociale che caso ti potrebbe... Sociale. Oltre a fare pratica a Modena, come già fai, magari anche a Bologna. Ci sai che mi potrebbe interessare, vedi, intanto vedi, che spieghi le regole. Perché nelle trasmissioni così multietniche, come si può sempre trovare dei casi sociali. Meno male che calcio è una lingua internazionale, cioè le regole sono dappertutto. No, calcio diciamo che è una lingua internazionale, a noi piace... Come comunque, la musica? Come la musica, a noi piace utilizzare il calcio anche per entrare moderatamente dentro i pensieri delle persone che ci seguono tutti i lunedì, che magari hanno iniziato la settimana, alla domenica si erano rilassati, lunedì mattina vai a lavorare già giù di testa, alla sera magari dolcemente qualche parola di calcio, qualche parola di cartomanzia, qualche parola di musica, qualcosa tranne la politica. Del resto si anche può dalla Svezia ci salutano. Ciao a tutti, un saluto dalla Svezia, sempre con voi. PS, a Bologna non chi fa freddo, per soprattutto non allo stadio. No, chi paghi? Ci vediamo il 19 alle 20:30. Ci vediamo il 19. Con la Svezia. Con la bravo, Svezia. Bravo. Noi siamo qua alle 20:30. Salutiamo Mimi dalla Svezia che ci segue. Se no, cioè, questa ragazza è una tifosissima che vive in Svezia. Sì, sul serio.
deve essere fidanzata anche con un ragazzo di Bologna, tipo un assessore o qualcosa del genere, viene, è diventata proprio sfegatata e diverse volte all'anno viene qua a vedere, sono foto sue in curva con la maglia del Bologna, proprio da, da qualche anno tifosissima del Bologna. Ci fa piacere che comunque, infatti lei mi ha raccontato cosa fa Anderson, perché mi ha detto che racconta, mi ha scritto che ha aperto una scuola calcio femminile, credo, oltretutto. Sì, in Svezia, insomma, una ragazza di calcio e di sport che, diciamo, lo calcio e lo sport fa sempre bene. Intanto saluto sempre il mitico Bomber Orsi, ragazzi. È un successo dopo che di passato, dopo che è passato da qua, dopo tre giorni, è cominciato in allenare, potevo dire un'altra parola, chiaramente. Conseguire. Colpa mia. Ha iniziato a conseguire dei successi uno dietro l'altro, e a noi ci fa piacere perché, diciamo, un po' il nostro pupillo di Fiero casa, Chiello bolognese. Fiero Lochiello, c'è cioè il nuotatore Orsi, non so se hai sentito Marco parlare. Marco Orsi, il bomber. Marco Orsi, detto il bomber, ha appena vinto 2 o 3 medaglie anche adesso. Di Budrio, che poi diciamo è di Bologna, lui è della nostra città e spesso viene qua a trovarci quando può, fra un mondiale, un'Olimpiade, un evento e quant'altro, lui ci viene a trovare. E comunque la prossima settimana voglio ricordare a tutti gli amici e tifosi del Bologna e non solo, parleremo di segni astrologia con una mitica tifosa del Bologna che si occupa di queste cose, ma comunque te un'infarinatina generale, sì, adesso, che adesso qualcosina ve la do, di un ve minutino la do. E mezzo ci potresti anche certo, dire. Certo, certo, allora cominciamo subito, partiamo subito pensando che i segni più positivi in questo anno saranno i segni di fuoco, quindi Ariete, Leone, Sagittario. Vai! C'è chi giustamente già esulta. È un anno, c'è già. Ciao Enrico, alla prossima noi puntata. Allora, sarà un anno di forti eventi perché ovviamente il fuoco in astrologia è anche sinonimo chiaramente di battaglia, quindi abbiamo poi anche due pianeti molto lenti, quali Plutone e Urano, che porteranno anche cambiamenti nel nostro stile di vita. Questo a livello proprio generale, perché sono pianeti praticamente, essendo molto lenti, che coinvolgono diciamo intere generazioni e quindi c'è anche proprio un cambio di mentalità. Ok. Allora, intanto sono favoriti da gennaio ad agosto. Allora, il segno praticamente, i segni che hanno nel loro tema natale Giove in Leone in congiunzione, Sagittario e Ariete in Trigono e Bilancia e Gemelli in Sestile. Nel lavoro saranno favoriti coloro che hanno Saturno in Sagittario, perché è un gran lavoratore Saturno, in congiunzione, mentre Leone Ariete in Trigono, Bilancia e Acquario in Sestile. Questo per la prima parte dell'anno. Abbiamo una seconda parte, perché così insomma non ci facciamo mancare nulla. Da agosto a dicembre abbiamo i favoriti, coloro che hanno nel tema natale, che presentano Giove nei primi 15 gradi di Vergine, congiunzione con Giove natale, Toro e Capricorno Trigono, Cancro e Scorpione Sestile. Nel lavoro saranno favoriti coloro che nel tema natale hanno Saturno in Sagittario in congiunzione, Leone Ariete Trigono, Bilancia e Acquario Sestili. Ok, però diciamo anche un'altra cosa, che coloro che hanno quadrature opposizioni, non è che poveretti, diciamo, guarda sono... che me ne vado, te lo dico. Diciamo, manteniamo diciamo una situazione abbastanza in controllo, nel senso che quando avete nei vostri segni quadrature opposizioni, oppure qualcuno vi parla di incartomanzia di carte nefaste, dovete iniziare un attimino a cambiare anche voi un po' il vostro modo di vedere le cose, perché servono e sono stimoli chiaramente a reagire a certe condizioni. Quindi abbiamo in alcuni momenti che la vita ci porta magari in maniera un pochino più agevolata le situazioni sentimentali, le situazioni sul lavoro. In altri momenti, diciamo, sono circostanze da vedersi un attimino come consigli di introspezione. Cioè, se io non posso agire in questo momento perché mi è stato sconsigliato, probabilmente devo rivedere qualcosa prima di fare quella determinata circostanza. Quindi il pensiero e la volontà sono le prime due circostanze che dobbiamo sempre mettere avanti. Non c'è un segno più nefasto di un altro, vorrei anche sfatare un attimino questo, Enrico. Sfattiamo. E ci sono, no, diciamo che i nostri astri hanno determinate caratteristiche che influenzano certamente l'atto della nostra nascita, però si completa anche con un'altra cosa, con il DNA che purtroppo abbiamo e ci portiamo dietro, e anche con la fase caratteriale dei nostri primi 10 anni di vita, che comunque forma il lato appunto carattere. Quindi tutto questo
forma il nostro modo di essere. Quindi quando uno parla, io sono un gemello, io sono un pesce, io sono un bilancia. Ma hai fatto una bella analisi, cioè non hai fatto l'analisi che uno si aspetta, diciamo. No. Mi piace che così magari ognuno di noi dà... Sì, deve dare più valore a quello che è e meno scappare. Ognuno di noi può anche dare un suo concetto particolare a quello che hai appena detto, non per forza... Infatti non è che hai detto qualcosa di mirato, è giusto anche che ci rimanga questo spazio per poter anche pensare. Anche perché il carattere è una cosa che so che non è ereditaria, insomma è una cosa che acquisisci durante la vita, il temperamento invece è una cosa innata che però il segno cioè, è niente. Il segno è un'indicazione man mano che diciamo portiamo avanti nome, la nostra che allora vita. Che lo rappresenti tu, non ti rappresenta te. Sì, infatti, bravissimo, è un'etichetta. Poi ovviamente ci sono le varie fasi della vita che ti completano. Poi hai ovviamente una struttura che a volte ti porta a essere un po' più pessimista, altre volte un po' più ottimista. Però dobbiamo usare proprio questi segni, perché nessuno ci dice per forza tu devi guaffarti fare l'oroscopo, oppure devi farti fare le carte. Posso fare una domanda di curiosità? Pure. A mattina leggi l'oroscopo dal giornale? No. Okay. È un'indicazione generica di quel segno, però ricordati anche che chi fa molto il contesto astrologico è anche il nostro ascendente, che è la nostra diciamo prima imposizione che comunque diamo, la prima impressione che diamo alle persone. No, perché è come, non lo so, il cuoco che per se stesso non cucina, cioè qualcosa del genere. Sì, praticamente abbiamo il segno di base, ma abbiamo anche il nostro ascendente che diciamo è un'altra circostanza che comunque dà un imprinting al nostro modo di essere. Sei l'ascendente Bologna? Io sono bilancia, ascendente Bologna. No, lui è bilancia in questo momento, bilancia, perché l'ho visto Bologna. Un po'... No, ma l'ascendente io l'ho vista dalla Sabella. Mi è piaciuto bilancia. Molto il discorso fatto da Maria, a parte gli scherzi, perché ci sono tante persone che magari dietro una velata di tutto quello che si sente dire in giro dicono un sacco di fregnacce, invece è stata una cosa molto particolare. Perdiamo la Valentina. Mario, aspetta mezzanotte prima è di andare. Allora, c'è una notizia in ottica Bologna interessantissima. Barcellona, nuova lite tra Messi e Luis Enrique, l'attaccante non si arrena. Ecco, non si allena. A se star, Luis Enrique, cioè Messi in rottura col Barcellona. A se star. Finivo di dire che il discorso della cartomanzia, dell'astrologia è sempre una cosa un po' particolare, c'è chi ci crede, chi non ci crede, e comunque sono cose particolari, ma c'è tutto dietro una scienza, uno studio, una cultura che magari usata nelle giuste maniere, nei giusti termini e nelle giuste dosi potrebbe anche essere di accompagno o di aiuto, nella vita di tutti i giorni, di tutte le persone. E dopo con Maria poi magari ci dirai dove possiamo, chi ti vuole seguire, magari anche più privatamente. Questo vorrei un attimo dire, anzitutto vorrei approfittarne, visto che giochiamo un attimino in casa, vorrei ringraziare appunto Nuova Rete, la tua trasmissione e anche Media, che comunque sta collaborando con noi al nostro nuovo centro servizi, appunto di Arcani di Lune e di Stelle, accompagnato ovviamente dal nostro programma, che andrà in onda sempre su Nuova Rete il lunedì e il venerdì dalle 13 alle 14, quindi si tratta di una diretta televisiva. Andrà in onda la replica ovviamente di Maria e Floriana, perché siamo noi che facciamo questa situazione, Arcani di Lune e di Stelle, e tutte le sere a mezzanotte e al mattino alle 5 e mezza. Ecco, quindi diciamo che c'è la copertura settimanale diciamo, su tutto il discorso e poi astrale. Il centro servizi appunto è sempre attivo 24 ore su 24, quindi anche quando non avete diciamo la possibilità di parlare direttamente con noi, avete comunque le nostre collaboratrici quando che sono sempre a vostra disposizione. Sì, insomma. Dico sempre, è una buona compagnia. Buonasera, insomma. Sono bilancia. È una compagnia. Sì. Infatti, no, ma comunque sono cose che comunque servono anche, come vi dicevo prima, nella giusta dose, nella giusta maniera. Bravissimo, per fare da compagnia. Comunque Enrico ti rimproverano ancora, e due. Ma è possibile che un personaggio famoso come mio marito, Vito Russo, non li inviti mai in trasmissione? Un saluto da Katia. Allora, Vito Russo, dammi la telecamera. Allora, è inutile che minacci tua moglie sempre di mandarmi sti messaggi subdoli, che sei tu che gli dici che se lei non mi manda sti messaggi non gli dai più... Lascia stare, adesso, prima della fine della stagione, se ti comporti bene ti invito. E smetti di minacciare tua moglie, di dirgli di mandarmi questi messaggi, che lo so che non è lei che me li manda, ma sei tu, caro il mio Vitone, vero Barbacini? No, lo stavamo commentando io. Preparo il filetto per stanotte, Titti, vabbè. Titti? Complimenti davvero alla cantante e anche alla trasmissione, perché ogni lunedì non si smentisce mai. Un saluto da Max. Grazie Max, a proposito di cantante, siamo vicini alla pausa, e prima di andare in pausa vorrei sentire un'altra bella cosina, come hai fatto prima, che devo dire, mi hai lasciato un po' così, un po' di music. Grande. Cos'è quella?
caffè. Bravissima Martina, ci vediamo subito dopo la pubblicità e saluto Dulloth, Germano Poli del Bologna FC, ciao! Un'oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna è il centro sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati, con erba sintetica di ultima generazione, 4 campi per paddle, tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi, sportivi e non. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. Maresca e Fiorentino S.p.A., concessionaria Fiat e Fiat Professional per Bologna e provincia dal 1957. Per voi l'intera gamma Fiat e dall'outlet ufficiale del gruppo Fiat la migliore selezione dell'usato aziendale Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. A Bologna, solo da Maresca e Fiorentino. Assistenza qualificata con vendita, montaggio e deposito gomme ed un magazzino ricambi originali Fiat. Novità 2014. Siamo concessionari di bici elettriche di marchi Ecletta, Vinora, Hybik e Sinus. Maresca e Fiorentino, via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 641 98 11. Quante cose ci sono nelle tue mani? Ogni giorno, nelle tue mani, c'è tutta la tua vita. La purezza delle tue mani, sempre e ovunque, è un tuo diritto, ma soprattutto un tuo dovere. Perché nelle tue mani c'è l'alba di una nuova evoluzione. Nelle tue mani, prima e dopo ogni tuo gesto, iGen. iGen. Il mondo è nelle tue mani. Allora, ci vieni a cena con me? Vediamo, sai, gli impegni e poi sono di gusti difficili. Non mangio tutto. Dai, non fare la preziosa. Ti porto alla pizzeria Ristorante Grotta Azzurra, così non hai più scuse. Cucinano proprio tutto, dai piatti locali al pesce ed anche la pizza. Pizzeria Grotta Azzurra, ma è una nuova gestione. Scommetto che sei curiosa. Allora? Beh, non ho più scuse. Ristorante Pizzeria Grotta Azzurra, nuova gestione. Via Corticella 125 Bologna, 051 35 81 81, 339 30 00 261. La forza di una grande squadra, la garanzia di una grande esperienza. Questo è Ibatici, la nostra azienda, che si contraddistingue per professionalità e competenza. Da oltre 25 anni ci occupiamo di ristrutturazione di coperture e siamo cresciuti con una forte specializzazione nella bonifica dal cemento amianto. Per garantire al cliente un risultato ottimale, valutiamo ogni problematica e ogni opportunità. Questo fa parte del nostro modo di lavorare. La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, con l'Audi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34, www.officinamondialcar.it. Radio Sportiva. Raccontiamo emozioni. Radio Sportiva a Bologna 87.7, 87.9 e 87.6 in FM. Rieccoci di nuovo in studio. Rieccoci di nuovo in studio. Questo è dedicato a Pietro Maresca, che saluto. Basta, torno lì, scusate. No, vabbè. No, era dedicato a Pietro Maresca, volevamo fargli vedere. Facciamo un altro giro. No, perché in bicicletta non si va male. C'è qualche segnale, qualche deviazione. Ma vai piano, non devi mica. No, no, ormai guarda, ho preso l'abitudine. Valeria, vedi, allora, diciamo che tutto fa spettacolo. Noi abbiamo un nostro amico Pietro. Sì, fai tutta la sera adesso. Adesso abbiamo un amico che ci dà la bici in studio. No, no, basta, facciamo anche basta. Fa anche un po' di pubblicità, no? È ovvio. È ovvio. No, però voglio dire, alla fine bella bici. Cerchiamo. È rimasto incastrato adesso, rimane lì tutta la sera. Ecco, a proposito, con i microfoni non è indicato.
Valentina, allora noi di Bologna, ma non solo noi, sono stati 10 giorni un po' particolari, esatto, di mangiate, non solo. Da te si vede particolarmente. Da me si vede. Ma la camicia non c'è qualcosa, non è la TV che schiaccia, sono proprio io, ve lo dico, la casa, non è la TV, sono a me. Prima c'è un messaggio che ringraziamo e salutiamo Floriana e Gaetano con affetto, tanti auguri a tutti e un saluto particolare a Maria. Salutiamo. Ma li conosco, sai, sì, sono abbastanza, sì, sono abbastanza vicino. Ciao Gaetano, ciao Floriana, grazie, vi saluto anch'io, un buon anno. A proposito di cuore. Ma li, sì, li conosco abbastanza, sì. A proposito di, stavamo dicendo che abbiamo mangiato, come si dice. Tu, esatto. Valentina, cosa ci parli della nostra bolognesità? Perché ci piace un po', Valeria, tu che non sei di Bologna. Noi a Bologna siamo diventati tutti un po' malinconici, ci guardiamo i nostri monumenti, ci guardiamo, perché c'è sempre più gente che non è di Bologna, praticamente non c'è più nessuno di Bologna. Allora, non solo a Bologna. Vabbè, a Bologna in modo particolare. Soprattutto in Emilia. E allora ci piace un attimo, ogni settimana, 2 o 3 minuti, parlare di qualcosa, esatto, della nostra città. Questa settimana, Valentina, parliamo delle lasagne, siamo ancora in vena di feste, domani è l'Epifania. Chi è che in Emilia e a Bologna non le mangia? Scusami, a te Enrico sei un esempio. Sono delle lasagne, c'è il freezer murato di lasagne. Ad ogni modo, le lasagne Enrico una volta, lasagnone, cioè. Quelle di una volta non erano come quelle di adesso, nel senso che venivano tagliate a mano, come si vede anche da questa buona immagine che tra mezz'oretta anche noi mangeremo. Poi venivano cotte, prima ovviamente bollite e scolate, cotte al forno e il condimento, ovviamente quello emiliano, il migliore, quello bolognese, è proprio con la besciamella, il ragù che vediamo e il parmigiano reggiano. Però sono molto buone, ci dicono, non solamente a Bologna ma anche nelle zone limitrofe, anche quelle verdi, ossia fatte con gli spinaci e anche condite con i funghi. Diciamo che le tradizioni possono cambiare nelle Marche e anche in Sicilia, però riconoscono tutti che le lasagne, quelle fatte al forno, chiamate proprio la bolognese, sono quelle proprio migliori e anche in Italia, ma non solo, in tutta Europa e all'estero, anche in America. C'era andata a Privilegio di Nozze e le sapevano che le lasagne al forno erano quelle proprio migliori. Sì, in America ci mettono i wurstel però invece che ragù. Ma anche a Londra, basta stare anche più vicino per mangiare male. Anche in America c'hanno dei... Ma lì ci mettono il ketchup negli spaghetti, delle cose patate fritte. Avrei una domanda per i due esperti di calcio minore, dilettantistico. Ah, vai pure. Allora, c'è stato il mercato, mi dite le squadre per categorie che si sono rinforzate di più? Per categorie stiamo qui fino a domani. No, vabbè, dai, eccellenza, promozione, prima categoria. Dilettanti, sì. Ah, eccellenza si è mosso secondo me nella maniera giusta. Ha rivoluzionato molto l'Ajax, adesso ha rivoluzionato anche l'allenatore, che è arrivato Maestroni. Anzi, tra l'altro domenica ci avrà anche una bella partita con Lentigione subito per partire. E nel girone B di Gran Scossoni non ce ne sono stati, onestamente. Anche c'è stato l'acquisto top. Però. C'è stato, sì, vabbè, qualche sarebbe acquisto. Sarebbe chi è? Matteo Lunati al Progresso. Matteo Lunati al Progresso. E sarebbe, spiegate. Un mio amico. Matteo Lunati è un mio amico. Non solo suo. No. Così è un bomber. No, è un laterale. Un esterno ex scuola Milan. Il Progresso è una bella squadra, Salicini. Beh, il Progresso è una bella squadra, poi ha avuto qualche problema a livello di infortunio, una parte consistente del girone, della seconda metà del girone d'andata, però adesso che può recuperare qualche elemento, Lunati ha avuto un problemino anche in porta, è stato costretto a prendere uno svincolato. È arrivato Aurelio. Aurelio, esatto. Lunati tra l'altro poi alla ripresa non ci sarà perché sarà squalificato. Guarda come sono interessate le ragazze, le vedo proprio... Soprattutto sì. Silvia, la vedo proprio. Che guarda, no, anche Valeria. Bisogna sempre sottolineare il campionato. No, dai, io comunque devo imparare. Magari un giorno faccio una bella figura con qualcuno. Ti dico una cosa io. Adesso ti dico io, quelli 11 che correvano con la palla, insomma, sì. Hai ragione. Basta che non siano bianco neri, te lo dico, se vuoi fare una figura. Ma parlavo di Juve, non è che... Sì, vabbè, dopo... Parlavo di Juve, che era parlare. In quella giornata la... Va bene. No, invece promozione è Borgo Panigale. Sì, dai, promozione si è mosso tanto il Borgo, un Borgo che ha rivoluzionato tutto. Anche il campionato in corso comunque, perché lo stesso Ricupa era partito dopo le prime giornate. Anche il Borgo ha avuto 2 o 3 infortuni non da poco, ricordiamo, però è una squadra che adesso giocherà con Cataldi. Due giocatori di altissima categoria, in questo giro. Totta e Campi. Totta, Luca Campi, ex primavera del Bologna tra l'altro, ha giocato con Casarini in quella primavera lì per intenderci. Totta, Cataldi in attacco con Zucchini, è partito Gurà. Lavadese, così parliamo anche della Lavadese. Casalecchio comunque qualcosina ha fatto, ha cambiato. Bene.
calcio dilettanti che potremo sentire su Radio Bologna 1? No, su Radio Bologna 1 niente, ogni tanto intervengo come il resto di Carlino, che qua, sennò qua facciamo un conflitto di interessi, qua si stiamo mischiando tutte le reti. Ma sì, mischiamo, ci sarebbe problema. Su Radio International ogni tanto, esatto, intervengo volentieri dal buon Mirko. Esatto, dalle 5 alle 5 e mezza, 17-17.30 dal lunedì al venerdì, con lo speciale calcio dilettanti, dove il martedì solitamente interviene anche Marco con il suo comparo Alessandro Marzocchi. Che... Perfetto. Me non chiama più. Te non ti chiama più? Te sei sempre allenamento. Beh, tu sei un professionista, Barbacini, qui parlano dei dilettanti. No, cioè. No, però il mercato dello Stereo Grande, dai Marco, tutto sommato. Ma il mercato del Bologna, voglio sapere. Ditemi un po' il mercato del Bologna. Torniamo al mercato del Bologna. No, a parte che, volevo dirlo, Alessandro ha detto cose giustissime prima. Corvino, aspettatevi dei nomi che ancora non sono usciti dal punto di vista mediatico, con Corvino. E poi soprattutto io non credo molto a tutte queste voci, rumors che ci sono riguardanti la difesa, no? Si parla di Spoli, si parla di Castaldello, noi dietro siamo davvero protetti ad alti livelli, Economo, Maietto, lo stesso Paez ha fatto bene, non penso che arrivi un giocatore di quel calibro per tenere in panchina uno tra Economo e Maietto, cioè, caspita, Maietto ormai è il capo là dietro, non lo puoi togliere. Cioè. Sugli esterni ok che puoi operare, sia destra, sì, ma sugli esterni perché si è fatto male, no, e perché ci abbiamo uno a destra che... No, andando via Paez, perché ovviamente non confermano Paez, dovranno prendere un altro centrale. Sì, 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 sì. Sì, ma Maietta è il capo. No. Se vi dico io così, fidatevi. Cioè, è il capo. Non ho detto questo, ho detto che Spoli potrebbe essere... C'è sempre uno che comanda la difesa, uno che comanda il centrocampo e uno che c'è anche questa voce di Castaldello che a me non dispiace, sinceramente. Sempre che Mihajlović lo lascia andare. Ma Castaldello gioca, il giusto. Il giusto. È stato anche fortunato al discorso che Silvestro Romagnoli ha avuto squalifiche, fortuni, eccetera, perché Silvestro Romagnoli sta facendo molto bene a Sampdoria, quindi a quel punto Castaldello potrebbe essere chiuso. E poi, come dicevate prima, al di là del discorso portiere, sappiamo tutti, adesso il nome che va di più è Provede, c'è questa cifra pazza, ma questa cifra pazza è derivata anche dal fatto che con un saputo le società cercano di far di tutto per tirare certo, più ti sparano alto i prezzi che poi alla fine puoi andargliele a prendere, non è così semplice, perché voglio dire, hanno dimostrato di non essere comunque degli sprovveduti, anche se arrivano da un altro mondo, ma non sono assolutamente sprovveduti, tant'è che ti hanno piazzato lì l'Escorvain, che adesso pensa lui a pagarli poco. Degli Orossi arriverà a Bologna. Degli Orossi arriverà a Bologna, chi può dirlo? Nessuno può dirlo, nessuno può dirlo. Lo sguardo da furbetto. Nessuno può dirlo. Qui adesso no, no, adesso no. Poi dopo le partite. Adesso no, fine stagione vediamo. A fine stagione matematicamente, ve lo dico già io. Però intanto cerchiamo di arrivare a fine stagione come si deve, con gli scudi alti, perché comunque siamo sempre un plotone di tutto rispetto in Serie B. Le squadre, cioè abbiamo visto quest'anno, adesso con tutto il rispetto, ma l'Entella... ma anche lo stesso Provercelli, che oltretutto 7 scudetti, squadra gloriosa, ma li avete visti i loro stadi, i loro campi? Noi ci lamentiamo del nostro, ma quando arriviamo noi in queste città sembra che arrivi quando arrivava la Juve, la Lazio qua ai tempi d'oro. Già lo stesso di Lanciano, un velodromo, che bello, il Carpi, è anche un velodromo, anche quello del Carpi, 4.500 per altre cose, cioè. Comunque oltre al calcio, fra un mesetto circa ci sarà anche Sanremo, ci sarà anche Sanremo. Tu ci fai da qualche parte, fai qualcosa? Io ci sarò, tu ci sarai? Io se non mi arrestano dovrei arrivare, potrebbe anche essere che mi legano prima. Perché, no, un mesetto. Però, no, tu sarai là a fare qualcosa? Ma guarda, dovrei ritornare come l'anno scorso alla Sala Rof come giornalista inviata dei settimanali per i quali lavoro, che non so se posso dire. Sì, li puoi dire. Diciamo, faccio pubblicità? Fai pubblicità, dopo mi dai un ventino. Vabbè, lavoro per Stop, per Vero, per Top, Miracoli, e adesso una new entry con il titolo.it, che è un giornale online. Il direttore là che continua a parlare, vedo. Mi ha accompagnato, ma tanto continua a parlare, cioè bisogna staccargli la spina. E l'anno scorso appunto sono andata come inviata speciale per Stop e per Radio Italia anni 60. È stata una bella esperienza, mi sono venuti due piedi così, perché comunque Sanremo lo sai, vai su, vai giù, vai di qui, vai di là. Infatti io i plantari già. No, è stata una bellissima esperienza che dovrei ripetere anche quest'anno, adesso vedo perché insomma ho un altro impegno, però bello insomma, vedi qualcosa di allora sì, io vengo su con i miei avvocati, che insomma ci incontriamo lì, se riesco a non combinare niente i primi due giorni, può darsi che arrivo fino in fondo, ma è dura. No, è dura. Ma lì sono tutti così, non ti preoccupare. Basta che chiudano le porte, basta che non lasciano delle porte mezzo aperte, che io non resisto, quando vedo le porte un po'...
mi ci butto dentro. La città dei fiori devi esserci. C'è un anno al calciomercato, ero già arrivato al terzo piano, bussato alla porta, di è arrivata una ragazza di 1,95, mi ha preso per l'orecchio così. Ma poi lei cosa ci fa qua? E io ho dovuto difenderlo dopo. L'avvocato. Lascia le porte aperte, cioè non è che puoi lasciare le porte, non sei mica la Renault qua, vero Barbasini? Sì. Tanto abbiamo fatto di quello il calciomercato. Tu vai a Sanremo o ascolti Sanremo? Lo guarderò sicuramente, sì sì. Non ti è mai capitato di partecipare? No, ho fatto un contest che poteva portare a Sanremo e tutto quanto, però all'epoca non andò, è anche molto difficile, c'è da dire che se non hai dietro un progetto già ben solito con dei produttori è difficile entrarci da emergenti, c'è sempre bisogno di qualcuno che sponsorizzi per l'etichetta, te, insomma. Come si dice. Sì, esatto. Ma è... Esatto, comunque lo trovo molto interessante, sicuramente lo guarderò anche per perché... Per me è interessante tutto il giorno tranne le due ore alla sera che cantano, guarda te. Davvero, eh? Cioè... Ma credo che negli ultimi anni diano sempre meno spazio alla musica e più al contorno, quindi sì, sono soprattutto i giovani che dovrebbero essere quelli messi più sotto luce perché sono nuovi, hanno bisogno di essere visti, generalmente in due secondi fanno il pezzo, esatto, il più tardi possibile e via, e questo è un gran peccato perché secondo me invece forse ci sono... anticipano, hanno detto che forse speriamo. Cantavano prima, c'era quell'ipotesi. Perché secondo me quello che dovremmo far vedere sono i nostri talenti, soprattutto in quella che dovrebbe essere il Festival della Canzone Italiana. Tu fai qualche concerto in giro? Sì, di solito suono abbastanza spesso per il Nord Italia, sia cover che brani miei. Ma se noi intanto li vediamo... Esatto, questo è il progetto Crema Acoustic Duo. Dico sempre Crema scritto con la K perché altrimenti non si trova su YouTube o su Facebook, ed è un progetto che ho con quest'altra mia collega che ho presentato prima. Ma se noi vogliamo sapere dove vai, cosa fai per venire a ascoltare... Basta guardarci su Facebook, abbiamo la nostra pagina Crema Acoustic Duo, sempre con la K, esatto, dove scriviamo tutte le date, tutti gli anche eventi. Anche la tua pagina personale? Sì, sì, anche sulla mia personale. Io ho sia la pagina Martina Logan Torreggiani che la pagina solo Logan, che è la pagina like, dove anche lì scrivo tutti gli eventi, tutte le cose che faccio, posto i miei video. Diciamo che, ma Logan è proprio il tuo cognome? No, è un soprannome che mi diede il mio compagno... Perché ha qualcosa di, non so, di... No, è un soprannome che mi diede il mio compagno di università qui a Bologna e ho tenuto perché ci sono molto affezionato. Scusate un attimo, non guardatemi. Cioè, Barba, dinne una, cioè, non mi puoi dire le scarpe. Cioè, è lunga scarpa. Cioè, c'è l'H davanti, lì c'è la L. Ah, le Hogan. Brooke Logan, dai. Vabbè. Cancelliamo questi ultimi 20 secondi, no, comunque Martina, allora noi andiamo a vedere o su YouTube o su Facebook che ti troviamo, esatto. E dopo sentiamo anche un pezzo tuo magari, certo. Prima di andare in sigla. Silvia, allora cosa pensi di, cioè, così guardando un attimo il panorama degli spettacoli, della TV e di quello che succede in Italia, in quale settore ti piacerebbe, oltre al tuo che dopo ti prestiamo, Barbasini? Bella questa domanda. È stato un fermo. Cioè, no, no. Piacerebbe un po', lo so, il mondo della musica, il mondo dello spettacolo, perché già qualcosa... quello che ho notato io è che ogni regione ovviamente ha le sue particolarità. Se ci vai a Bologna, cioè avete i vostri cantanti che ci conoscete, insomma andate ad ascoltare loro. La cosa bella che mi piace in Italia è che non è importante essere famoso, che proprio ti conoscono tutto, basta che c'è un band, c'è una chitarra, che ti trovi bene, che non lo so, vai in un pub ogni sera a cantare e vengono tutti a ascoltarti. Questa è una bella cosa, perché c'è una passione, insomma, lo stai, cioè stai lavorando in quel in senso che ti trovi bene. Poi se arrivano qualche, non so, qualche proposta, va bene, ma comunque la gente si sente solo bene per il fatto che fa quello che piace. Ma anche su YouTube, perché se tu infatti scrivi su YouTube telegiornale Ciaccio, vedrai. Questa era una... No, è vero, bisogna ridere. Ma basta fare pubblicità. In Italia basta fare una roba, che ti guarda, vedrai adesso quanti mi guardano. Non ho ancora fatto il primo, però puntata ci sono zero, vicino. Vedete. Devo fare la puntata zero. C'è un messaggio. Sono Katia. Hai ragione, mi ha minacciato con quella cosa che tu sai. Vedi? Che cosa? Che cosa? No, perché, no, ti spiego, perché lui gioca anche, gioca a baseball. Adesso ti aspetto da sapere perché cosa. Gioca a baseball, c'ha la mazza da baseball piccolina. La minaccia per mandargli i messaggi, perché vuole che... Basta, lascia stare tua moglie, basta, fine. L'ha studiata bene, dai. Secondo me ti conviene chiamarlo. No, adesso lo chiamerò una sera, Vito Ruschi, mi fa morire, un buon ragazzo, dai. Videochiamami. Ma aiuto. Giusto per chiosare un attimo il discorso, adesso siamo vicini alla conclusione, sul discorso ampio della cartomanzia e dell'astrologia.
dicevamo, Maria, per concludere un po' sì. questo discorso che hai iniziato prima, che mi è piaciuto molto, non abbiamo tanto tempo purtroppo, per dare una conclusione, cioè allora, è importante andare a lavorare, fare le cose, però magari per chi ci crede anche seguire. Beh, innanzitutto in tutte le situazioni bisogna sempre usare il proprio libero arbitrio, ok? Quindi cerchiamo di non scappare dalle nostre responsabilità. Quello che noi possiamo cogliere da questi riferimenti di astrocartomanzia sono dei buoni consigli su dei settori della vita che in quel momento ci possono interessare. Io dico sempre, non chiedete mai quando le cose vanno bene. Quando le cose vedete un attimino che non quadrano oppure magari non stanno avendo un po' di difficoltà, cerchiamo invece di fare qualche domanda per riuscire a capire la strada che vi viene detta come consiglio. Poi tocca a voi, libero arbitrio, gestirla, farla oppure no. Volevo fare una piccola rettifica, scusate un attimo, sugli orari e il giorno praticamente legati alle nostre trasmissioni. Il lunedì e il giovedì, ok, dalle 13 alle 14, quindi sarete in compagnia appunto su Nuova Rete, appunto Radio TV Bologna, e sul canale 110 e 196, appunto con i consigli di Arcani di Lune di Stelle, quindi condotto da Maria e Floriana. Le repliche saranno a mezzanotte, dove avrete l'opportunità di vedere anche i nostri codici del nostro centro servizi di Media e Media, e anche alle 5:30 di mattina, quindi abbiamo cioè riusciremo a prendere un pubblico veramente molto molto ampio. Ricordatevi che la diretta dalle 13 alle 14 è un impatto proprio con noi, mentre la replica invece che andare in onda a mezzanotte e alle 5:30 sarà un registrato, dove però dico sempre sarà fatto comunque di buoni consigli che non guasta mai, diciamo, ecco, sentire e seguire. E questo è quello che propone tutto il gruppo televisivo e radiofonico. Poi, della nostra situazione. Volevo anche eventualmente invitare queste persone a seguire appunto il nostro sito di Arcani di Lunedì Stelle, dove vi sono tutti i nostri codici e i nostri riferimenti, sia mio che di Floriana. Per quanto riguarda Guarda Maria, avete due opportunità di consultare il mio sito www.mariacartomanzia.it e anche la mia pagina Facebook Maria Cartomanzia. Ecco, abbiamo detto tutto a 360 gradi. Volevo solo dire che mi hanno segnalato dei problemi con lo streaming di Streamago.tv, che adesso sembra che ha dei problemi. Comunque dopo alle ore 21 saremo in replica su canale 110 Nuova Rete e anche su www.nuovarete.com, quello streaming lì, mi hanno detto che funziona e si vede. Ci sono dei problemi con Streamago, dalla prossima settimana penso che li risolveremo sicuramente. Questo è quanto mi è arrivato come messaggio. Intanto ringrazio e saluto Maria Cartomanzia, lei di cognome si chiama proprio così. No, non mi chiamo Maria Cartomanzia, mi chiamo Maria. Salutiamo Maria, grazie di essere stata con noi e comunque grazie sei sempre nel nostro gruppo familiare, sì. E ti troviamo lunedì o il giovedì. La prima volta che ti sentirò parlare bene anche della bilancia, può darsi che ti dai, sei. È bellissimo, mio figlio della bilancia, guarda, con un carattere bellissimo, dai. Perfetto, solo che qui degli euro non se ne vedono mai, cioè non ci scrive mai, gioca, fa niente, degli euro, tutto bello, carino, bravo, vai i soldi. Ma dopo la bilancia penderebbe troppo, è per quello che resta così. Quella truffa lì, mani incastrate con quella truffa lì, vabbè. Va bene, grazie Maria. Grazie a voi di cuore. Salicini, Marco, quanti. Allora, ripetiamo che chi ti vede su Solo Calcio non è che ti vedono solo su Solo Calcio, come dice Solo Calcio, no, c'è anche la radio, sì, Carlino. Di Bologna 1, adesso ci sarà il mercato. Quindi basket, per quanto fai riguarda, qualcosa? No, basket, devo sbilanciarmi sulla fede. No, non seguo più tanto. VF? F. Bravo. F, ero un grandissimo tifoso, una che fede trasmessa. Negli ultimi anni mi limito solo a leggere, ho abbandonato il Paladozza ed ero invece un fedele un tempo a Paladozza. Peccato perché sono sempre incredibili, no? Sì, guarda, ci sono io che non ci andavo mai, ultimamente che ci vado, ma vedere come vedere, non so, il Mezzolara, faccio per dire, sì, sì, che c'ha 5.000 persone che cantano dal primo all'ultimo minuto, è una cosa incredibile. Cioè. No, quello è bellissimo, speriamo dai che oltre alla parte calcistica in città ci sia tempo per risollevare anche Basket City, perché comunque sai, tutto un movimento globale che poi prende anche la città. Tutti i soldi che vengono a noi poi, ristoranti, alberghi, tutta una catena. A 7 Gold, Nuova Rete, appunto radio, pubblicità, perché ne parliamo praticamente solo noi. Di tutto questo che succederà nel basket, no vabbè, a parte gli scherzi, sarebbe un indotto che servirebbe un pochino a tutti quanti, perché il basket anche quello è uno sport a livello mondiale, si vedono dei video adesso che girano su quello che fa
Le Bronze lì e tutti questi fenomeni. Come si chiama? Non ridere, dimmi. Le Bronze. Le Bronze. No, come si chiama? Le Bronze. Le Bronze, James. James. Non volevo dire una parolaccia, per quello che ho messo l'esse. Le Bronze. Vantaggio, che non mi scappava. Vabbè, no, comunque. Grazie Marco Salicini. Grazie Rico, sono stato benissimo, c'è sempre un bellissimo clima qui a 442. Forse un po' alto come clima, un po' caldino, un po' caldo. Esatto, una lampada, sono pronto per Cortina, la seconda parte di stagione. Eravamo tutti bianchi, usciamo tutti abbronzati. No, sono stato benissimo, grazie. Grazie a te di essere stato con noi, e grazie Valeria Sorli. Grazie a te e a tutti i tuoi ospiti. Quando è che cominci la nuova trasmissione? Dovrei incominciare il 10 o il 12, adesso siamo nelle ultime. E dopo come fai ad andare a Sanremo? Ti dividi? Come fai a fare gli uncinetti, le maglie? Sai, noi donne siamo... Ma fai anche da mangiare pure? Non alla bolognese, però poi mi darai qualche ricetta, perché devo imparare quella pasta al forno che guarda veramente... Però la fanno anche con il pesto, eh? Sì, però non è nostra, non è emiliana. No. Tu fatti delle tortelline. No, io adesso mi faccio una bella dieta, altro che... Ma quella la devo fare io. Lo streaming va da Dio invece. Va da Dio, ecco. Ti qui i messaggi si dividono, qualcuno dice che si vede bene, qualcuno dice che si vede e male. E altri ci aspettano in pizzeria. Gli altri ci aspettano in pizzeria, che salutiamo. Allora, ringrazio Valeria. Ti possiamo trovare su Facebook anche te, hai un tuo sito? Io ho un sito valeriasorli.com, o se no mi trovate su Facebook. Anche la pagina dei fan, insomma, ma sì, ma pochi. Quanti fan hai? Ma ne ho pochi. Voglio ma sono anch'io, tutti un po'. Ma senti, te la faccio io questa ti cosa. Ti vedete, se no piange. Facebook scoppierà. Se io, facciamo la secondo pagina me, dopo che faccio il telegiornale Ciaccio. È già scoppiato. State attenti, che sta per arrivare. Dopo che faccio il telegiornale Ciaccio, secondo me succede qualcosa. O mi vengono a prendere. No. Ciao Arresto TV. Vabbè. Ciao Valeria, ti saluto e buon anno comunque. Grazie, buon anno e bocca al lupo per tutto. Grazie a te di avermi ospitata, grazie a tutti i tuoi amici che sono venuti qua, bravissimi, uno più bravo dell'altro, insomma è stata una bella trasmissione. Non ho capito tantissimo di calcio, però vi seguirò. Vabbè, ma non è importante. Seguirò in realtà, spesso, il segreto io non sai qual capace. È? Secondo che non ci capisce neanche il problema è che non ci capisce neanche lui. Cioè, qui nessuno ne capisce qualcosa, però se ne parla, sono quelle cose che uno ne parla, sembra sempre che ne sappia. Sai nei bar che parlano di politica, ce ne fosse uno che dice. Però mi sono avvicinata un po' ai colori. Bravo, infatti comincio... sei in pandà. Grazie Valeria. Grazie a te. Ringraziamo Mister Barbacini. Buonasera a tutti. Che lunedì va via prossimo... a piedi, non va via in bici perché... No, lunedì prossimo forse non ci sono. No, dai. Dove vai? Non ci sono. Ma ho l'allenamento. Devo finire l'allenamento. Basta, queste truffe dell'allenamento. Ti perdi i segni del Bologna lunedì, Ti perdi i segni del Bologna. Che cosa? C'è il Bologna. No, è quello dopo. Ti perdi i segni. Perdi il segno del Bologna. Perdi i segni del Bologna. Però non posso... Beh, con lo streaming. Però è sicuro che vada a Dio. E poi sarò al calciomercato. Il 2 febbraio? Sì. Senza di me? No, ci vado da solo, perché tu non ci sei. Vabbè, devo andare a Sanremo. 2 febbraio, dai, ci sono sorprese. 2 febbraio. Come se piovesse. Va bene, ciao Barba. Ciao a tutti. Saluto di Gaetano. Saluto e ringrazio Silvia. Allora? Fisarevski. E vai. Fisarevski? Sì, bravo. Saluto e ringrazio Silvia. Non lo dico più. Ho già detto bene, buona la prima. Un ponte. Boom, parte via. Comunque è stato un piacere. Ci rivedremo presto. Se mi chiedi qualcuno a loro calcio, dico... Bologna, ti è piaciuto molto il rosso-blu, vero? Saluto tutti i tifosi Bologna, è stato un piacere. Siete meravigliosi, uno più bello di altro, più bravo. Secondo me potresti anche tornare un'altra volta, prima di iniziare ti dico due cose e poi dopo sei perfetto, no? A parte gli scherzi. Mi hai convinto. Ciao Silvia, grazie di essere stata con noi. Ringraziamo Mirko Mariotti, che prima o poi metterà anche la foto della sua faccia su Facebook con Olly e Benji. Sono 10 anni che c'ha Olly e Benji. Secondo me dopo questa trasmissione le donne li correranno indietro. È il mio simbolo. Ma io sono cresciuto con Olly e Benji. Quando eravamo piccini? Io sono piccolino. Di che anno sei? Sono 74. Beh, allora quando guardavo Olly e Benji io, voi ancora c'è. E non ero nata. Vale, sei del 68. Svegliamo. Un animato giapponese. È tutta stuccata, ma è del 68. Di 20 anni fa. Va bene, allora Mirko, Radio Bologna International. Emilia Romagna Sport, Emilia di Romagna cui sono il direttore. Tu sei il direttore. Fatti il mio supposto lì, uno dei miei supposto. Supposto, che ho detto così, supposto. Mi suona sempre strana queste cose, vabbè. Ciao Mirko, grazie di essere stato con noi. Sempre piacere venire qua da te. Grazie a Valentina Cristiani che è la massima sta settimana. Abbiamo sempre. In una cosa sono coerente, l'ultimo pensiero della sera e il primo della mattina. Cioè, e qual è sto pensiero? Buona Epifania.
Ah, ecco. Va bene, il pensiero non l'abbiamo ben capito, io il mio lo so qual è, comunque vabbè. Intanto voglio ringraziare e salutare Martina Logan Toresani. Grazie Martina, grazie, di essere stata con noi. Il tuo pensiero. Ci lasci in musica, però, mi si staccano i capelli. Martina, vorrei sapere prima il tuo pensiero. Il mio pensiero non si può dire in fascia protetta. No, ma non è quello che pensate voi, avrei da dire delle cose. Ma... Quell'altro. Allora, Martina, crema con la K. E Martina Logan. E Martina Logan. Grazie a tutti di essere stati con noi, ci vediamo lunedì prossimo, subito dopo in replica. Ci saluti con un pezzo mio che si intitola Il gelo dentro me. Bene. Bene. Guardo il mondo intorno a me e non vedo gioia, ognuno pensa solo a sé. Fortuna gode, vive ignorando chi vuota orrore intorno a sé. Yeah, yeah. Ho il gelo dentro me, le mani tremano, la rabbia cresce in me, la mia impotenza grida. Un bacio a tutti, ciao! iGen, il mondo è nelle tue mani. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. Maresca e Fiorentino S.p.A., concessionaria Fiat e Fiat Professional per Bologna e provincia dal 1957. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34, www.officinamondialcar.it. Tevi Costruzioni, info 0775 44 22 45 339 13 31 998. Ristorante Pizzeria Grotta Azzurra, nuova gestione, via Corticella 125 Bologna, 051 35 81 81 339 30 00 261.